il peso di un percorso da Giotto a Gentile sembrava difficile da sostenere, ma invece è perfettamente coerente con il punto d'arrivo. E il taglio della mostra intende indagare la esistenza di una scuola di Fabriano a partire dalla fine del 200. È naturale, e ormai da circa 80 anni nella storiografia, che ridondi da Assisi almeno una scuola autonoma e ben definita che parte da Giotto con un presidio giottesco che è della stessa città di Rimini. Però non per caso fra Assisi e Rimini c'è Fabriano, perché i fabrianesi hanno il difetto di essere anonimi, e questo è la loro stigmata, e però non sono dei subriminesi, come io ho pensato per molto tempo. Ora, dal cridale della metà del 300 vai all'indietro, ti accorgi che Fabriano è sempre distinta e diversa sia da Assisi, sia da Firenze, sia da Gubbio, sia da Rimini, che invece è la scuola più classica, in figure di anonimi ma di una grandezza assoluta, tanto che io non stento a affermare che più grande di Gentile, più grande, Gentile è grandissimo, ma è grandissimo come punto d'arrivo, calore di fiamma lontana, direbbe il Foscolo, di un fuoco che è partito con Giotto. E invece nel 1345, quindi nella metà del secolo, prima metà e firma, c'è un artista che purtroppo è senza nome, quindi il suo anonimato lo relega al rango di minore, perché non ha nome, ed è stato denominato a partire dagli anni 20 maestro di Campodonico. Arretrando ancora di 30 anni, il maestro di Sant'Emiliano, che è un riminese astratto, e quindi già lì si ha il germe di una identità della scuola di Fabriano, che è non genericamente scuola marchigiana, ma scuola di Fabriano, con una serie di maestri che cominciano a essere 7 o 8. Al centro di questo percorso, con il maestro di Sant'Emiliano, con il maestro di Campodonico, prima di Francescuccio Bissi, prima di Allegretto Nuzzi e prima del grande Gentile da Fabriano, c'è uno scultore che è il pregio più grande di questa pinacoteca da sempre, perché è un motivo di, come dire, riconoscimento a fianco della grande scultura toscana, di una scultura marchigiana che si incarna in un altro maestro anonimo, che è il maestro dei Magi. Potete scrivere che dal 25 luglio del 2014 nasce la scuola di Fabriano, che nei libri di storia dell'arte, se seguono questo nostro percorso, verrà identificata esattamente come è stata a partire dagli anni 20, dagli studi di Brandi soprattutto, ma anche di Carlo Volpe, la scuola riminese, cioè scuole in cui il nome del luogo corrisponde a una identità culturale, psicologica, estetica, formale, che ha il suo riferimento più alto, a mio avviso, non in Gentile da Fabriano, che pure è un pittore universale, ma nel maestro di Campodonico.